Mirë mbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Sot kemi një tëftuar special, ajo është Dante Maziteli, prezidenti I televizionit lokal, dhe më është televizioni parë lokal në qytetin e Barit, që tashmë ka edhe një radio. Signor Maziteli, benvenuto nel nostro televisione. Grazie. Grazie per la vostra presenza qui. Sono, ho il piacere di stare qui con voi. Voi siete il presidente del televisione di Telebar? Di Telebar, sì, la più antica privata televisione italiana. Sì, che adesso ha una radio. Sì, ha una radio, Telebari. Signor Maziteli, da più di 20 anni ormai la città di Bari e quella del Durazzo sono state in stretti rapporti. Sì. Quando sono importanti questi rapporti in tutti i campi, come quello del umano e culturale? Ma penso che tutto si basa sul piano culturale. Noi a Bari abbiamo l'università dove ci sono molti ragazzi albanesi che vengono a studiare. Io insegno all'università la facoltà di economia di Bari e ho la mia assistente che è una ragazza albanese che si è laureata da noi e che è rimasta a lavorare con me. Ho molti studenti albanesi, così come l'università di Bari ha organizzato anche un corso qui con una joint venture con l'università albanese per dei corsi che vengono tenuti da noi docenti baresi che veniamo qui a insegnare nella vostra università. E penso che questo scambio della cultura sia la base della cooperazione. È importante quindi che questo rapporto si consolidi e vada avanti. Ci sono molte persone, io non soltanto di ragazzi che vengono da Tirana o da Durazzo, da tutta l'Albania a studiare a Bari, ma anche ragazzi che dall'Italia, dal sud Italia, vengono qui in Albania a studiare, soprattutto per la facoltà di medicina che è stata portata avanti anche con la collaborazione dell'Università di Roma, di Roma 3. Quindi è importante questo rapporto di cultura. Del resto è un rapporto che è antico perché sin dai primi del 1900 Italia e Albania hanno avuto un rapporto consolidato di collaborazione. Signor Maziteli, diversi anni fa voi avete avuto una buona collaborazione con Adriatic TV, sì. Un TV locale di Durazzo. Qual è il tuo opinione di questa collaborazione? Ma noi abbiamo fatto con il mio amico, purtroppo non c'è più, che io lo chiamavo il mio ambasciatore, Lucio Albergo, che era del movimento studentesco dell'Università di Bari, che ha fatto tanto per l'università e ha fatto tanto anche per i rapporti di Bari con l'Albania. E con Lucio organizzammo questo TG fatto a Bari in lingua albanese, quindi c'era uno scambio tra l'Italia e l'Albania, tra Bari e Durazzo, dove c'erano le notizie che venivano date a noi, alla televisione, alla radio di Bari, e venivano trasmesse e noi fornivamo alla televisione di Durazzo i servizi di Bari. Quindi è stata la prima televisione, la prima collaborazione di un rapporto tra Italia e Albania sul piano televisivo e radiofonico. Voi avete, molto positivo. Voi avete espresso il desiderio di collaborare con Adrianet TV? Sì, 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 noi vogliamo riprendere e consolidare questo rapporto. In che cosa consisterà questo rapporto, questa nuova collaborazione? Ma questa nuova collaborazione consisterà nel portare avanti un progetto iniziato già 6-7 anni fa, con la possibilità di scambio di servizi e quindi di un problema culturale di scambio e di informazione tra Bari e Durazzo, ma non soltanto tra Bari, io dico tra la Puglia e l'Albania, perché noi abbiamo una televisione che è consorziata con le più importanti televisioni locali della Puglia, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, e quindi abbiamo la possibilità di fornire alla televisione, alla nostra amica Adrianet, la televisione albanese, tutta l'informazione regionale, non soltanto di Bari.
C'è una comunità albanese in Puglia, questa è questa buona. È anche importante, c'è una forte comunità, come dicevo, non soltanto per l'università, ma anche molta gente viene a lavorare e ormai ha stabilmente attività in Puglia. È importante mantenere questo legame con la propria patria, quindi con l'Albania da parte di queste persone. È una forte comunità che si è radicata a Bari e quindi penso che sia importante fornire a questa comunità le informazioni correnti di quello che succede qui. Posso parlare per l'esperienza del giornalista? Sì? Cambiare l'esperienza è una buona. La collaborazione cosa? Ma io dico che voi avete un buono staff di giornalisti qui. Noi abbiamo dei buoni giornalisti, potrebbe anche essere utile uno scambio. Molto spesso noi siamo venuti a fare dei servizi, quando c'è stato per esempio la fiera del Levante che è venuta qui in Albania, noi abbiamo accompagnato con i nostri giornalisti la delegazione italiana e quindi abbiamo svolto dei servizi, abbiamo avuto modo di fare anche questo scambio professionale di servizi tra l'Italia e l'Albania, tra la nostra televisione e la televisione albanese. In questo caso mi auguro che anche Adrianet possa continuare questa collaborazione proficua e di soddisfazione. Voi avete un visito nell'ambiente della televisione, il tuo impresso? La mia impressione di questa televisione? Ma è una televisione ben organizzata, con delle ottime professionalità, delle ottime strutture tecniche. Mi auguro e faccio gli auguri di di un futuro ricco di soddisfazioni per la nostra collaborazione e per Adrianet, che penso sia una televisione sempre sulla informazione. La cosa importante oggi è mantenere il rapporto con il territorio, con la città, no? con i cittadini. E così come noi facciamo con Bari, con Telebari, anche Adrianet ha questo rapporto radicato con i cittadini di Durazzo e dell'Interland di Tirana. Quindi è importante comunicare quello che succede nel territorio per chi non vive nel territorio, ma anche per chi vive, perché la televisione locale ha una forza importante, ha un ruolo importante, che è quello dell'informazione locale, che non può essere soppiantata dalla informazione internazionale. Ci sono tre livelli di informazione: l'informazione internazionale, l'informazione nazionale e l'informazione locale. Noi siamo il terzo livello dell'informazione. Signor Mazzitelli, qui a Durazzo tutti sanno parlare l'italiano. È la seconda lingua, dico. Sì. La collaborazione tra le due radio e televisione potrà consistere anche nel scambiare le produzioni letterarie, cinematografiche e teatrali? Sì, anche. Noi abbiamo con la televisione un teatro dove facciamo degli eventi culturali e sicuramente possiamo lavorare a un progetto condiviso di scambi culturali per quanto attiene le eccellenze artistiche e culturali albanesi, che possono essere anche portate a fare degli spettacoli da noi, così come portare qui degli attori, delle troupe di artisti italiani, baresi, che possono fare delle manifestazioni qui in televisione e quindi poter raggiungere il pubblico albanese. Il tuo messaggio per l'albanese? Ma il mio messaggio per l'albanese è: tanto si è fatto. Io la prima volta che sono venuto in Albania era il 1990, quindi 23 anni fa. L'Albania è profondamente cambiata, si è fatto molto, però molto c'è ancora da fare secondo me, nel settore ambientale. Bisogna avere uno sguardo a quello che è la sensibilità ambientale per tutelare dei beni che sono importanti per tutto il popolo albanese, ma anche per i turisti che verranno a visitare l'Albania
È bello arrivare in Albania ed è bello vedere le bellezze naturali dell'Albania mantenute intatte, preservate, perché ci sono dei luoghi che sono meravigliosi ed è giusto che rimangano tali. Quindi un augurio al governo albanese, un augurio alle autorità perché questo progetto di crescita e di sviluppo possa anche considerare la tutela dei beni artistici, dei beni culturali e dei beni ambientali di cui l'Albania è ricca. No, Sì, Mazzitelli, grazie per la tua intervista. grazie a voi, mi auguro di poter divenire vostro ospite e di poter avere questo rapporto di collaborazione costante, continuo. È importante per noi, penso sia importante anche per voi. Speriamo che sarà produttiva e avrà successo. Grazie. Sicuramente sarà così. Grazie Grazie, anche buona a volta. voi. Tëndruar të shikues, ky ishte konversim për sot. Kishim të ftuar special, ishte Dante Mazitelli, presidenti i Telebarit. Bashkë mirëpafshim në misione të tjera.